Vuoi vincere ore di coaching, sfide in live e buoni da 20 euro Blizzard? Jack Torrance, Illness95 e il sottoscritto, in collaborazione con Tinaba, offrono tutto sto botto di roba. Segui gli streaming del giovedì che annunceremo sui nostri social, scarica l'app Tinaba e partecipa. Per qualsivoglia informazione su come partecipare e il regolamento, cliccate sul link in descrizione. Abbiamo reso questa maledizione la nostra forza. Tempismo perfetto, ciao bibliotecario. Void Lord. Ciao Servigos. Meglio Control Mage o Odd Quest Warrior? Forse meglio Control Mage. The File. Tunseia. Come è passata la giornata? Ma tutto tranquillo, l'ho passata streamando per lo più. Ciao Ace. Bro, ma quanto ti sei triggerato su Phoenix Wright? Sei andato in Berserk, porca troia. Ah, una certa. Ciao Emmy. Grande Gian, 5 più ore di live con traduzione simultanea e ora qui. Perché seguiamo te? Perché tu sei lo re. Chi so, chi è lo re? C'è una quest dello sciamano? Sì che c'è. Sui Murloc si basa. Salve Sire, questa è la prima volta che posso vedere in live. Vorrei chiedere una cosa a lei alla chat. Spara pure Zack, benvenuto nello stream. Ciao Franabile, bentornato. Tendo la tua versione di Control Mage con Sintra Cose senza Alex comunque. Sì sì, il mio Control funge bene. Custode Tapeice. Ceresemo, ciao Fede. Ciao Andreka, tutto bene, grazie. Comunque è sempre un piacere vederla, mio Sire. Ciao Patro. Patre Maronno. Ok, qui possiamo fare un easy da file. Sì, altrettanto easy da file. Guardingo. Custode da Page. Non giochi il Quest Rogue? No, in realtà no. Ultimamente non mi ci sto trovando benissimo. Patre Maronno Kun. Ciao, lo Sweeties. Io non ho potuto esserci alla live di Phoenix Wright perché questo pomeriggio ho acquistato Persona 5 e mi ha preso troppo. Va più che bene. Non temere. Io farei un semplice risucchio. Poi giochiamo il custode. 3, 4, no, facciamo questo. Il tuo continuare a parlare di Eva mi ha convinto a iniziarla e niente, sono al 22esimo episodio e mi sto intrippando di brutto. Il grazie di prima era per questo. Bene, sono contento, Servigos. Mi sono comprato persone, inutile che mi ci sono chiuso in due giorni e sono arrivato contro Kamoshida. Tutto merito vostro che mi avete fatto conoscere questo splendido gioco. Sono super contento, Emmy. Dea Channel, grazie per il subscribe, benvenuto tra i membri dello squadrone della morte. Silence sul 2-2? No, facciamo questo. Facciamoglielo usare, poi al massimo distorsione fatua. Ma Gesù Metallaro era cattivo, quindi, sì. Hai già battuto Agatha? Sì, settimana scorsa, anche di più. Com'è andata la live su Phoenix Wright di oggi? Tutto bene, Gabrzak. Molto stancante, ma tutto bene. Ma Persona 5 in italiano? Non l'ho mai visto. No, è tutto in inglese, Rambusci. C'è una mod che hanno preparato dei ragazzi italiani per avere la lingua italiana dei sottotitoli se si emula la versione PS3. E ci può stare, però mi raccomando, se intendete farlo per giocarlo su PC, mi raccomando, acquistate comunque la versione fisica di Persona 3. Di Persona 5. Gli ultimi episodi di Evangelion sono un po' strani. Sì, lo so, Seraxel. Le persone già oggi non sono state in live il pomeriggio a causa di ripetizioni di latino. Non ti preoccupare, Andreka. Sì, è arrivata Dea Channel, grazie ancora. Gul'dan! Hellfire. Mi perdono già oggi. Sì, ho letto. Vendite di Persona 5 prima di prima live di Gian, 1 milione di vendite. Vendite di Persona 5 dopo la live di Gian, infinito. Ok. No problema. Direi che facciamo Zignogad vuoto. Gli diamo un'altra carta del re dei Lich, ma lo voglio fare investire. Stregone per rankare? Sì.
No, mi sono perso la frase di benvenuto, mi spiace, Dea Channel. Comunque, grazie ancora per il subscribe. Secondo lei, la Yip dorata dovrei tenerlo o shardarla? Se non giochi Warrior, shardala. Però di per sé è una carta che secondo me sarà abbastanza buona. Bastardo, Morubi. Perfetto. Hai sbagliato l'order. No, in realtà no, perché puoi ancora tradare con 1 e 2. Sì, vai prima di arma. Sveglio il bastardo. Rin. Beh, motori di pesca lui non ne ha. Giocare Rin adesso non è male. Prima di rimuovere 1, 2, 3. Sto pensando. È che Rin adesso me la magnerebbe lui e poi avrebbe troppo value. Che in realtà non è che mi preoccupa più di tanto, però. L'altro lacchè. Turno prossimo li piazziamo entrambi. Siri ci ha messo meno di me a mangiare. Ha perso qualcosa? No, Tommy, tranquillo. Ma sei sicuro di non svenire a metà live avendo fatto precedentemente 5 ore avendo mangiato due panini e un Kinder? Nah, sono a basso consumo io. Ciao Gino! Fammi pensare. Sì, spreca una tua carica su di lui. A rapporto. 3 secondi e sviene, certo. Ho preso la Ultimate Edition di Persona 5. Anche Thanatos e Orfeos. Figo. Bravo. Thank you, my dudes. Sì, il personaggio che le sta più antipatico nel mondo di Warcraft. Tyrande. Anche Illidan. Cosa mi ha rubato? Scarabeo? Ah, Scarabeo Coriaceo, sti cazzi. Non è un problema. Quanto a lungo Non è un problema. quanto a lungo Certo. Sono quasi tentato dal fare direttamente il patto oscuro su di lui, così non me lo magna lui. Ma me ne potrei anche tranquillamente fottere, in realtà. Dark Pact qui? Hellfire. Facciamo un Dark Pact qui, così se deve usare l'arma non lo usa su di lui. Gian, scusa, ma alla fine Undertale l'hai giocato tutto? Sì. Ciao, Yugi. Quindi gli elfi della notte culo, giusto? No, cioè mi sta sul culo Tyrande, ma non mi dispiacciono gli elfi della notte. Ciao, Dot. Vabbè. Buonasera, stavo vedendo le live di beneficenza di Overwatch e mi sono perso Phoenix Wright. Vabbè, Mirko, non ti preoccupare. Io ho regalato la skin di cosa a... Che scemi. Quanto puoi essere pirla? Poteva usare l'arma, fare spawnare altre robe e potenziare anche quelli. Vabbè, cazzi suoi. Come comandi. Mi scazza un po' usare un Hellfire. Come comandi. Però, facciamolo. Senti, giochiamo Rin. Tanto io ho meno carte nel mazzo di lui. Salve Sire, come va la partita e la sua salute? Tutto ok?
Già, ma con Gul'tan d'oro, in caso di nerf, guadagnerei 3200 dust. Sì. Ciao, Hightower. Ma quanto è bella la last chance di persona, troppo. Ah, figliaccio della merda. Va bene. Non potremmo... Vabbè, tanto ha 7 carte nel mazzo. Sì, va bene. Guarda, mi inviti a nozze. Possiamo chiuderlo anche solo con Sir Godfrey. Perché sono 2, 3. Qui porteremmo a 6. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, ripuliamo tutto con Sir Godfrey. 6. Però poi non avremmo... Dovremmo usare anche la bambola voodoo in realtà. Perché? Scusami. Muore Godfrey. Muore la bambola voodoo. Che cazzata. Che quindi il rantolo di morte di lei si attiva dopo. Ma che puttanata. P4 P4. Che baccata. Che fa, traddi? Grazie, mio buon signore. Oddio, com'è la bambola V2? Buonissima. E quality? Che palle, sti paladini sono illegali. No, nemmeno troppo. Già, non mettere i giganti di montagna e dare il crepuscolo al posto del Doomsayer alla Melma 3-3 è una buona idea. No, perché questo è un control. I giganti di montagna non sarebbero male, giusto per darti un po' di sustain. Però il tuo non è... Questo non è un Q-block. Questo qui è un control lock. Quindi il tuo scopo è resistere fino alla fine e vincere appunto sulla fatica. I Doomsayer ti servono per tenere controllo la melma e per rimuovere mezzo mondo. Quindi no, non è una buona idea rimuoverli. Non è un problema, mi stai dando un sacco di 3-3. La tua magia non ti salverà. Quanti danni abbiamo su board? Non abbastanza. Grazie.